Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa caldissima maxi sciarpa che io de che de ho deciso di chiamare Tris e che vi mostrerò bene tra un po' e che ho realizzato con il nuovo filato della Mistrico Filanti linea Cincilla Luxe. Se ricordate, io ho già lavorato quello sfumato per realizzare il poncho. Ora è uscito anche il colore tutto tinta unita e vedete al suo interno ha il lamé. Sbrilluccica, si sbrilluccica. Ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 170 metri. Per poter realizzare la mia maxi sciarpa, io ho utilizzato tre gomitoli, tre colori diversi, che sono il rosa antico, il bordeaux e il mattone, ma potete sbizzarrirvi a fare le combinazioni che più vi piacciono. In questo momento io in mano ho un'altra possibile combinazione, dove abbiamo il colore castoro, il colore grigio e il colore viola. Ma se vedete, qui vi ho messo anche un'altra possibile combinazione, dove abbiamo il bianco, il verde e il Tiffany. Quindi veramente vi potete sbizzarrire a usare le combinazioni che più vi piacciono per creare la vostra maxi sciarpa. Io ho voluto farla di questo colore per poter abbinare a questo vestitino con il lupetto sotto che mi vedete, perché i colori si abbinano benissimo, essendo il vestito un colore bordeaux e invece questo color mattone il lupetto che io solitamente indosso sotto. La maxi sciarpa, visto che sto usando un effetto pelliccia, è realizzato ai ferri e si tratta di fare sempre tutto tutti a lavorare tutti i ferri a diritto. In descrizione naturalmente vi lascerò il link al sito Uncentando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. E vi devo anche dire una cosa: dal 24 dicembre al 27 dicembre troverete quasi tutti i filati con lo sconto del 15%. Quindi non fatevi perdere questa occasione di questi saldi di fine anno, e naturalmente i pacchi verranno spediti dal 28. Sapete che purtroppo ci sono delle state delle complicazioni, sì, va bene, ci sono stati dei problemi per quanto riguarda alcuni scioperi e il troppo pacchi da spedire, e quindi diciamo che tutta Italia c'è qua stato questo blocco di spedizioni, ma riprenderanno normalmente dal 28, e quindi noi abbiamo deciso dal 24 al 27 di mettere appunto questi sconti del 15% su tantissimi filati, e quindi date un'occhiata al link e scoprite quali sono. Per poi realizzare questa sciarpa, che alla fine mi è venuta larga 25 centimetri e lunga circa 112 cm, ho usato quindi tre gomitoli lavorando con i ferri del numero 5. La particolarità è come sono andata a chiuderla in modo tale che viene bella calda dietro al collo, vedete, alta, quindi caldissima. Ma un'altra particolarità: io posso mettere le mani all'interno e tenerle belle al caldo, perché sapete che l'effetto pelliccia è proprio questa cosa di calore, e quindi posso mettere questa sciarpa sopra il cappotto che solitamente indosso e mettere le mani quindi qui e nasconderla. Mi raccomando, se la volete più larga, se la volete più lunga, dovete andare a comprare un gomitolo in più. Io ho utilizzato tre gomitoli, quindi dovreste andare a prendere, se fate sempre tre colori, un gomitolo in più per colore. Se invece utilizzate un solo colore, allora in quel caso vi basterà prendere un solo colore in più, perché non dovete allungarla di poco o allargarla di poco. Questo se volete fare una maxi sciarpa. Se volete fare una stola, allora in quel caso vi dico che dovete andare a prendere almeno 4, 3, 2 gomitoli in più. Detto ciò, spero che anche questa maxi sciarpa vi piaccia, è un progetto molto semplice e veloce, e se la realizzate, mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e speruzzare, o potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio o come Uncentando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial, che spero che sia prima di Natale, in modo che ci possiamo dare gli auguri di Natale. Un bacio! Per realizzare la nostra, non so ancora se fare una stola o un maxi sciarpone, deciderò in corsa d'opera cosa diventerà, però so che lavorerò tre colori diversi del Cincilla Lux, che sono il colore marrone, il colore rosa antico e questo che dalla telecamera sembra un arancione, ma in realtà è un marroncino. Non so perché sembra un arancione, però per farvi capire vi dico già che il bordeaux è il colore numero 26, il rosa antico è il colore numero 25, il marroncino
pantaloncino il colore numero 23. Allora, io lavorerò con i ferri del numero 5, ho montato 26 maglie e lavorerò 46 maglie e lavorerò sempre a diritto, solo che ogni 10 ferri andrò a cambiare colore, quindi passerò a inizierò lavorando il bordeaux, farò 10 giri e mi raccomando i giri sempre lavorando tutto a diritto, lavorerò poi 10 giri con il rosa antico e 10 giri con il marrone e poi ricomincerò di nuovo a lavorare 10 giri con quest'altro colore in base a come mi viene. Io deciderò se poi farla quindi una stola o invece un maxi sciarpone, diciamo che dipende un po' dal metraggio. La cosa che so è che non la volevo troppo larga, per questo io ho montato solo 46 maglie. Alla fine vi dirò, perché non ho fatto stavolta un campioncino, vi dirò quanto mi è venuta larga, in modo tale che voi potete andare a decidere se averla più larga di fare delle maglie in più. Non c'è un multiplo, quindi potete mettere o soltanto 5, 6 o solo 10 maglie in più, quindi dipende da quanto poi vorreste farla larga. Ripeto, io stavo pensando a una stola infinity o uno sciarpone o lasciarla poi una semplice stola, per questo non mi sono andata a fare troppe maglie, ma 46 vanno più che bene, perché comunque deve essere una stola elegante, quindi non ho bisogno che sia larga. Mi piace più che altro che sia bella lunga, se voglio provi trasformarla veramente in una stola. Detto ciò, quindi, come vi ho detto, noi andiamo a lavorare tutti i ferri a diritto, quindi lavoreremo sempre tutte le maglie a diritto e ogni 10 giri, quindi mi raccomando, teneteli davanti e prendete il vostro marca punti in modo tale che da il marca giri, scusate, il contagiri, in modo tale da contare i vostri 10 giri e ogni 10 giri andremo a cambiare il colore. Allora, io sto lavorando la mia sciarpa e non ho cambiato, cioè quando cambio il colore io non vado a spezzare il filo. Che ho fatto? Io ho finito da questo lato, scusatemi, da questo lato e ho avviato, come potete vedere, con il rosa. Quando ogni volta che mi trovavo dalla parte dove tenevo anche il filo del bordeaux, facevo l'ultima maglia o la prima maglia con i due colori insieme e poi continuavo con il mio colore. Stessa cosa quando ho fatto, invece di fare 10 giri ne ho fatti 9 per poter terminare, quindi questa è l'unica striscia dove ne ho fatti 9 di giri invece di 10, per poter iniziare l'altro colore, in modo tale che quando stavo di qua io termino o inizio il giro usando due fili. Stessa cosa da quest'altro lato, vedete, io mi portavo comunque su il mio bordeaux proprio per non spezzare il filo e quindi facevo la prima e l'ultima maglia sempre con i due fili e poi continuavo con il filo che stavo lavorando. Questo mi è servito per poter alzarmi con i colori che sto lavorando e quindi non andare a spezzare il filo. E vi voglio far vedere l'effetto comunque che fa bordato, sembra un po' in rilievo proprio perché comunque si lavorano due fili, ma dà così anche un effetto bordato a tutta la sciarpa. Benissimo, io adesso la termino, mi mancano gli ultimi ferri per terminarla, vi dico quanto l'ho fatta lunga e poi vi faccio vedere come andarla a chiudere. Allora, io ho terminato la mia sciarpa, mi è venuta larga 25 cm, lunga circa 112 cm. Adesso devo andarla a cucire. Per andarla a cucire, io la cucirò tipo come se dovessi fare uno scaldacollo, però vedete, non ho sovrapposto in questa maniera il filo e la sciarpa, ma ho fatto in modo che girasse. Vedete, io giro e vado a sovrapporre la parte sotto in modo tale che qui, vedete, venga in questa maniera. E adesso andrò a cucire sotto. Per cucire sotto io cucirò dove ho la fine del primo colore e l'inizio del secondo, e stessa cosa qui, vedete, farò, cucirò il pezzo di sopra con il pezzo di sotto andando a cucire qui, quindi unirò le due parti cucendo dove ho la striscia che mi separa i due colori, dietro e avanti, sempre con uno dei miei colori. Io mi è avanzato un po' di filo, quindi andrò a cucire e cucirò in questa maniera. Questo perché voglio una cucitura particolare che mi permetterà di avere indossato la mia sciarpa però in maniera diversa dal solito, una sorta di incrocio però che sul davanti viene bello diritto. Quindi ripeto, non piegate normalmente la vostra sciarpa per cucirla, ma andate a fare il giro come vi ho fatto vedere il movimento, quindi vedete
questa è la mia sciarpa, giro e vado a cucire in questa maniera. Allora, ho terminato la mia cucitura, vedete qui è cucito, qui mi rimane un po' aperto perché come l'ho voluto io, perché volevo che qui rimanesse dritto, e qui invece c'è tutta l'apertura dove poi infilerò la mia testa. Quindi si può dire che la sciarpa è terminata.